Allora, io oggi vi faccio vedere come realizzare un mini album con ritagli di carta scrap natalizia e le bustine piccole sono da 7,6 mm, 7 cm, 6 mm per 11 centimetri 2 mm. Allora, io ho 9 bustine. Prendiamo un cartoncino che sarà in altezza della nostra bustina 7,6 cm. Da questa parte si apriranno così. Allora, adesso voi, se non avete uno strumento per fare le pieghe, potete utilizzare qualsiasi strumento appuntito, per esempio questo uncinetto e una riga. Allora, dobbiamo lasciare, io faccio la rilegatura a fisarmonica. Allora, facciamo così, lasciamo da una parte magari 1,5 cm e poi facciamo lasciamo 5 mm e dopo di nuovo 1 cm. Un centimetro 0,5 Allora, io ho fatto la mia fisarmonica, penso che vi avevo spiegato bene. Comunque, dovete lasciare la prima qui, dovete lasciare per poi incollare, cioè 1,5 cm, poi 0,5, poi 1 cm, un altro centimetro, sempre così perché incolliamo qua. E poi di nuovo in mezzo di, io ho lasciato 0,5. Per avere uno spazio da una pagina all'altra, potete lasciare se volete fare più decorazioni, un po' decorazioni più con i fiori, potete lasciare anche 1 cm, 0,7, 0,3, se non volete fare nessuna decorazione, volete un album più piccolo. Comunque dovete avere qui a me 9 perché ho 9 buste. Voi potete fare fisarmonica per vostra quantità delle buste. Adesso prendiamo una colla e incolliamo da questa parte. Allora, ho incollato tutto, ecco qua la mia rilegatura. E adesso prendiamo una busta e incolliamo qui.
Ecco qua, io ho incollato tutte le bustine, vedete? Adesso dobbiamo prendere la carta scrap e decorare. Allora, qui io lascio ogni bustina, c'è il suo cartolino, lo lascio, si può incollare due fotografie da una parte all'altra e decoriamo qui. Questo lato qui, così avremo un'altra pagina che si apre in verticale. E qui, da ogni lato, facciamo le decorazioni con rimanenza della carta scrap. Allora, ecco, la nostra rilegatura dell'album è pronta. Ho incollato tutte le buste e ho decorato con la carta rimanente scrap. Dentro le bustine ho lasciato, vedete, questi pezzi di cartoncino già ritagliato che erano già qui e ho messo soltanto un pezzettino così attaccato, un pezzettino di carta scrap per facilitare il ritiro dalla bustina. Qui potremo incollare o le fotografie o scrivere qualcosa, qui pure una fotografia. Qui ho tagliato la bustina e ho attaccato un po' di carta scrap e ho decorato. Vedete, ho tagliato qui. Potete decorare anche qua, ho lasciato così. Comunque, qui possiamo attaccare la fotografia qui. Ecco. Poi ci sta una taschina da questa parte con rimanenza della carta. Qui ho lasciato la bustina aperta, la bustina intera senza decorare, la tasca. Qui volevo far vedere che si potrebbe tagliare proprio la busta da sopra, lasciare solo la tasca, così questa diciamo
busta ci permette di mettere le fotografie così, più grandi. Potete fare anche tutte le buste in questo modo. Poi, sempre lo stesso modo, una busta tagliata, le tasche. Ecco qua. Ecco qua, adesso facciamo la copertina. Per questo misuriamo il nostro album. La spina è 6,6 cm. Poi misuriamo copertina davanti, che dovrebbe essere 3 mm, 2-3 mm più grande. Delle pagine, le pagine sono 11, diciamo 11 e 3, 11 e 1, 11 e 4, facciamo 11 e 4, l'altezza dell'album, e 6, 8 centimetri. Allora, qui la spina 6 e 7 per 8, 11 e 4 per 8. Thank you.
Thank you.